E तिमिरन्दस्याज्ञरञ्जना सलकया चक्षुरुन्मेलितं व्यना तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे घोरचन्द्राय हृदिकाय तदलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय क्रिष्ना तद्भक्ताय नमो नमः उरादे रादेरक्षमम् अरिप्रिये माम् श्रीकृष्ण पियारि रक्ष मां री पायि मां ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भागवते वासुदेवाय हरे कृष्णते benvenuti. benvenuti. Alla lettura del Prema Pradipa, lo splendore radioso del Prema, del puro amore per Dio. Oggi abbiamo, iniziamo con la differenza tra Bhava e Rasa. Il Rasa è un aggregato di sentimenti. Un aggregato di Bhava, di sentimenti, forma il Rasa tante emozioni che creano uno stato interiore incredibile eh? che stupisce il rasa si manifesta solo quando c'è lo stupore vale a dire qualcosa completamente nuovo che ti stupisce il rasa della suprema verità assoluta è un principio invisibile ma si manifesta in diverse forme tramite la sua potenza inconcepibile a Cintia Satti il Rasa nasce quando si provano molti sentimenti quindi è come eh, eh, è come una grande opera di tanti strumentisti, è come un pranzo con tante decine di preparazioni gustose, è come una compagnia con tanti amici, è come tanti sentimenti che creano uno stupore e è una, è una situazione interiore frizzante, elettrizzante. Il rasa nasce quando si provano molti sentimenti simultaneamente. Questa è la distinzione tra rasa e bhava. Similmente, è necessario capire che il significato della parola bavuka, colui che gusta i sentimenti spirituali, e rasika, colui che gusta un insieme di sentimenti rasa, hanno due significati differenti. Bhavuka, chi gusta il bhava rassica che gusta invece tanti di questi sentimenti che creano il rasa. E quindi è importante, non mescoliamo. I vaisnava possono essere bavuka o rassica. Se bava è come un dipinto, allora il rasa è un collage di molti dipinti come vi ho detto prima, prima ho fatto l'esempio di una grande orchestra, tanti strumenti. Se si esaminano separatamente i singoli sentimenti bava che si aggregano per far nascere il rasa, allora non è possibile spiegare spiegar la parola rasa. Non dobbiamo, ehm, come si dice, eh, soffermarci solo a un sentimento, a un'emozione, a un bava, perché quello difficilmente stupisce completamente. Quindi se non si esaminano... Se non si esaminano separatamente i singoli sentimenti bhava che si aggregano per far nascere il rasa, allora non è possibile spiegare la parola rasa. Lo stato di rasa si ottiene quando si fondono un aggregato di sentimenti o bhava, tra i quali il predominante è definito stai bhava o sentimento permanente. C'è il direttore d'orchestra e tutti gli strumentisti. No? Ma ce n'è uno. Che dirige, che è predominante, volta per volta. Anubhava, che, si es che espande il sentimento illuminandolo, e Sancharibhava, emozioni transitorie. Allora, Anubhava è, e, non so, per esempio, eh, lo sguardo di Krishna eh, sorridente, no? Invece, Sancharibhava sono le manifestazioni o oh, vedendo eh, questo sorriso io potrei sbarrare gli occhi mi potrebbero venire i brividi nella pelle no? questi sono i Sancharibha che sono 33 no? lacrime, sudorazione no? sono eh, un, la, la coreografia no? che, che, che colora tutto questo qui Bhaktivinoda Thakur è molto gentile, no? ce, ce li offre, ce li spiega in maniera molto semplice, no? che noi possiamo, a volte sentiamo Baba, Anu Baba, no? ma in realtà è tutto molto semplice perché queste cose noi le viviamo anche in questo mondo. Ma per comprendere la natura proprio profonda, noi dobbiamo capirne. La manifestazione è anche il, la, la, individuarli bene quando il sentimento permanente o stai bhava è assistito da questi tre stati d'animo. Può essere gustato diventando rasa allora il sentimento primario. Che, che, ci, che ci domina in quel momento, quando viene assistito da queste altre manifestazioni, per esempio il Rasa, non è lui che ti, non so, che ti fa drizzare i peli o che ti fa lacrimare, ma Quello è lo Stai Bhava, capite? E, scusate, è, è il Sancharybhava, sono. Sono queste manifestazioni. Noi le vediamo così come unico, no? come se ascoltiamo il suono di un'orchestra, ci sembra un suono unico, ma ci sono tanti strumenti, c'è il direttore d'orchestra. La rasa tattua è come un oceano di cui non posso assaporare neppure una particella di una goccia. Sono una persona ordinaria e non ho capito e non ho la capacità di insegnarti questo argomento. Ripeto, semplice, ripeto, scusate, ripeto semplicemente come un pappagallo gli insegnamenti del sì, goranga deva. Eh? Questa è l'attitudine sempre del Vaishnava, del Sad. Che non si pone come insegnante, ma qui si pone come rassica. Capite? Io, sperime, io posso descriverti come un pappagallo solo ciò che ho percepito da 60 anni e che, come abbiamo visto, colpisce il cuore. L'insegnamento invece viene preso da un'esperienza intellettuale. No? In realtà, il Vaishnava non insegna mai. Il Vaishnava condivide semplicemente il suo amore, cioè, vivendo il suo amore può essere percepito e catturato da chi è nell'audience. Una spiegazione dei tre tipi di rasa materiale celestiale e spirituale. Questo è il prossimo paragrafo. Tenterò di farvi comprendere la rasa tatua spiegandole in un altro modo. Il rasa è di tre tipi. Ieri abbiamo visto che il rasa, abbiamo visto solo il materiale, cioè il, il, il rasa si manifesta anche quando noi siamo concentrati sulle cose materiali, ma quello è temporaneo e molto limitato. Invece quando ci addentriamo nella realtà spirituale, allora assume le, le qualità spirituali, cioè eterno, è eterno, è, è colmo di felicità. Adesso ci, spia, ci spiega anche eh, i, i tre tipi, Vaikunta, celestiale, svarghi, eh, scusate, i rasi di tre tipi, spirituale, Vaikunta, celestiale, svarga loca, e materiali, partiva. Il, re, il rasa materiale è di, eh, di sei tipi, capeggiati dalla dolcezza. Questa qualità si trova nello zucchero, nel miele e simili. Il rasa celestiale ha sede nel nucleo emozionale della mente, per cui il rasa nasce quando due entità viventi condividono l'amore. Quindi, semplicemente. Il raso materiale è principalmente collocato nei sensi, nei gusti, nel, nel tatto, nella vista sensoriale. No? Quello, quello ehm, celeste. celeste è il nucleo emozionale nella mente, ma la mente è sempre materiale. Per cui. Quando c'è questo scambio di sentimenti fra due esseri che non è grossolano, no? non, non si può vedere, non si può toccare il sentimento che scambiano due innamorati, allora condividono l'amore, è questo. Il rasa spirituale si verifica solo nell'anima e anche se si manifestasse in un'anima condizionata, tale rasa scaturirebbe comunque da essa. Mm. queste sono delle spurti a volte anche l'anima condizionata per grazia del Signore dei devoti sperimenta un attimo anche se lei è condizionata però ha un assaggio della realtà spirituale perché il raso spirituale può essere sperimentato solo dall'anima non dal corpo sottile non dal corpo grossolano Quando satura l'anima, esso inonda la mente e quando esonda dalla mente si dirama in tutto il corpo del Sadaka. L'abbiamo visto soprattutto nella Cetania Ceritamrita, eh, questo amore statico che fa danzare, che fa, che fa eh, esplodere proprio di gioia, sia Sri Cetania che poi eh, eh, tutto, tutto questo viene raccolto da chiunque osservi. Capito? È come, come un'esplosione che coinvolge tutto. Prima nella persona e più la persona è pura e più questa onda d'amore e prakriti sundari coinvolge tutti. Quindi, quando satura l'anima e si inonda la mente e quando esonda dalla mente si dirama in tutto il corpo del sadhaka. In questo momento proverai il rasa che si reciproca tra due parti. Nel Vaikuntha Rasa, Si Krishna Chandra è l'unico amato. Quando tale rasa spirituale è distorto, si trasforma nel rasa mentale o Svargya rasa. Svarga è il pianeta, è il sistema planetario più elevato, è il pianeta di Brahma. Molti desiderano andare lì, perché lì c'è un piacere cioè, capite chi non riesce a cogliere il rasa spirituale vede che rade krishna a volte soffrono non coglie la vera essenza no 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 svarga svarga sono sempre felici eh? non c'è mai problema capite meglio Vaikuntha almeno di Eterno sì, allora sì eh, comunque vabbè anche, anche in realtà l'abbiamo visto no punta e li svarga no? Svarga in realtà da un punto di vista non spirituale c'è molto più godimento addirittura vi dirò una cosa che è incredibile può sembrare che certi pianeti non inferiori infernali c'è più godimento che a Svargalò ma anche quello di Svarga è illusorio. Ma chi non ha, cioè, noi facciamo presto a dire illusorio. Se, se fossimo davanti sarebbe dura resistere, molto dura, credetemi. È meglio non sperimentare. Qualcuno dice, è scritto, no, che a volte si passa attraverso tutto questo per giungere. Eh? certe anime che ancora non sono completamente libere e se restano attratte si fermano. Io vi ho fatto l'esempio. Le, o oh, devo andare in un posto, no? ho delle varie alternative. C'è la strada più diretta, ma è brulla, assolata, non c'è niente. C'è un'altra strada che è un po' meglio. E c'è un'altra strada che è lunghissima e casomai sarà fa con fatica arriverai alla, alla tua, dove devi aggiungere. Ma è bellissima, verdeggiante, piena di gioie, di tutto, di fiori, di colori, no? Quale prendiamo? Quale prendiamo? Adesso è un esempio molto limitato, però ci aiuta a capire. No? che è così. Da un punto di vista esterno c'è molto più piacere, perché non si capisce il piacere della relazione d'amore pura, che è tutta un'altra cosa, ma per comprendere quella bisogna averne le caratteristiche, come qui ti sta spiegando Del Rasa, altrimenti, eh, brevemente, un, un membro a vita. Organizzò un grande programma per Sila Prabhupada in India, ma spese un sacco di denaro. Organizzò degli incontri con, con un, il Prashada meraviglioso, tutto, tutto organizzato di prima classe. E Sila Prabhupada era così felice di poter predicare la coscienza di Krishna tanti anni, ma questo succedeva a Bombay, no? ma a migliaia, migliaia di persone. Che erano così felici perché era tutto bellissimo, Prashada meraviglioso, Kirtan. No? E alla fine la Prabhupada, finita il programma, lo, eh, di fronte a questa persona che aveva organizzato tutto, un miliardario indiano, lo abbracciò e gli dice: ti, ti meriti Krishna Loka. E lui, e eh, questo lo trovate nel Prabhupada Nilamrita. Svami No, no, Krishna Loka, Svarga Loka, Svargalo, lui voleva andare a Svargalo, capite? Stava facendo un servizio incredibile per il puro devoto, ma non aveva accolto la differenza. Eh, lei, posso una cosa? Prego. La cosa interessante è che queste dimensioni, come Svargalo e così via, si vivono già da qui. Infatti, lui già da qui era miliardario e quindi era come se viveva già un riflesso di quella realtà certo. Già da qui possiamo scegliere, no? in quale posizione situarci c'è però una grande differenza cioè qui non abbiamo nemmeno idea di che cosa sia Svarikala però lui però aveva una piano aveva, piano sì, piano. aveva aveva una e quindi non voleva entrare eh, nel oh i devo i krishna che va al pascolo eh, con il fagottino con i, capite perché non colgono Guardate, che non è facile nemmeno per noi. Eh? Noi ce la mettiamo tutta per spiegare. Eh? Io ve l'ho detto. È meglio una capannetta semplice con un'associazione spirituale, con il Prema, oppure avere tutto. Ma, ma manca. Se, se volete capire questo, leggetevi il Brihad Bhagavatamrita di Sanatana. Goswami è la storia di Gopakumar che lui passa attraverso tutte queste circostanze eh? e gli viene offerta la posizione suprema in tutte queste posizioni, la più alta: imperatore, principe, eh, responsabile, eh, brahma stesso. Qualunque posizione, ma sente sempre il cuore che manca qualcosa. Finalmente arriva a Vrindavana. E, e arriva nell'ora del tramonto quando Krishna sta tornando dal pascolo Krishna appena lo vede gli corre incontro e lo abbraccia ecco lui in quell'abbraccio finalmente prova la soddisfazione completa allora quando tale rasa spirituale distorto si trasforma nel rasa nel rasa mentale o svarghia rasa e quando si distorge ulteriormente diventa partiva rasa che è quello materiale. Perciò la creazione, il processo e la natura di queste tre rasa sono di uno stesso tipo. Il rasa spirituale è la vita e anima dei Vaisnava mentre chi è soggegato da tendenza inferiore verrà cattivato dal raggio celestiale o materiale come ho appena cercato di spiegare no? e per questo e per questo perché noi che ancora siamo pochi inesperti io soprattutto vedendo anche certe cose in questo mondo noi li scambiamo per spirituali perché non abbiamo la capacità anche nell'avvicinarci a, a certi spiritualisti, non abbiamo. Cioè, come fai a capire uno superiore a te? No? Allora, qual è il punto? L'abbiamo spiegato tante volte, no? La preghiera costante al Signore, e Lui ti guida. Pramanda, bramite, cognia, baglia, vangiva. Come ti guida? Attraverso i devoti sinceri, soprattutto il maestro spirituale. Dice, vabbè, ma come faccio a incontrare il maestro spirituale originale? Uno deve pregare con il sentimento che Sicilitania ci ha insegnato attraverso i Sei Gosvami. Trina no? da Pissunicena. Stiamo attenti perché altrimenti noi restiamo incantati e non riusciamo a capire veramente che cos'è spirito, cioè cos'è veramente puro e non è puro. Questo lo sta facendo proprio per farci capire questo punto. Questi due ultimi rasa non sono diretti da, al rasa spirituale. I Vaisnava li, condi, li considerano indegni della loro fede, perciò con attenzione li evitano e parlano solo del rasa spirituale o Vaikuntha rasa. Vi sono quattro categorie di bhava da notare quando si parla di rasa. Staibhava, Vibhava, Anubhava e Sancharibhava. Adesso ce li spiega. Non spaventiamoci, è molto semplice. No? Sono processi che noi viviamo costantemente nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Adesso proviamo a dargli un nome. Ora farò un esempio di come essi po si pongono in relazione a rasa materiale o partiva rasa. Partiva rasa. Il raso più basso, quello del, 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 del piacere sensoriale. Quando si assapora qualcosa di dolce, sorgeranno molti sentimenti. Il primo è lo stai bhava, o sentimento permanente. Allora vi faccio un esempio semplicissimo: adesso che è caldo, usciamo e ci prendiamo un gelato in una gelateria di prima classe. E gustiamo questo gelato. Noi entriamo nella dolcezza del gelato. Questo è lo stai bhava materiale riguardo questa dolcezza del gelato. La freschezza, il sapore. Per il devoto c'è modo di non essere incantato se è cosciente di Krishna. Ma non è facile. Bisogna essere pazienti. No? È per quello che noi non riusciamo poi a sperimentare un canto così puro, perché in un certo senso noi sprechiamo le nostre energie in questi rasa materiali. Cioè, non sprechiamo, ehm, sì, le, le nostre energie vengono disperse in questi rasa materiali. Quindi... Questo sentimento permanente che ha una particolare predilezione o attrazione rati per il sentimento di dolcezza. Il recettacolo di questa attrazione è vibava. Il ricettacolo di questa attrazione è vibava. O emozione che nutre il sentimento. Essa è così composta. Soggetto, la seraia, e l'oggetto, visaia. Cioè io sono il soggetto che mi succhio il gelato. Asraya visaya. Il soggetto Asraya è colui che possiede la predilizione orati verso questa dolcezza, per quello che mi sono comprato un gelato. In questo caso è il gusto dolce che lui desidera. Ciò che fa scaturire l'attaccamento, che in questo caso è lo zucchero o il miele, si definisce l'oggetto del desiderio, o Le qualità invitanti dell'oggetto sono definite Udipana. È fresco. Eh? Io lo vedo, lo, 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 vedo altri che l'hanno preso, no? vedo sto bel gelato. Capito? Appena lo vedo, questo è Udipana, cioè è stimolante. Passo per la piazza tutta assolata e vedo una gelateria, escono le persone, mmm, 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 capite? Questo è Udipana, lo stimolante. Gli stimoli dell'attrazione, l'attrazione è Rati. Gli anubavo, sentimenti che espandono il raso, sono i sintomi che si manifestano quando appare il desiderio. Quindi in questo caso il desiderio per la dolcezza del gelato. Per esempio, le emozioni quali la gioia che nutrono questo rati sono definite sansharibhava. Eh, mi, mi si possono anche drizzare i peli sul corpo, solo pensando: oh, adesso fra un po' gusterò questo gelato. È un esempio, no? Lo possiamo, adesso stiamo parlando del gelato, ma può essere applicato in tante altre situazioni. Quindi questo è il sansharibhava. Quando, grazie all'assistenza di, que di questi quattro sentimenti che si mescolano, viene finalmente gustata la dolcezza defini definitiva, e questo è, 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 è definito mi mista rasa, cioè il rasa. L'inferiorità dello svarghya rasa rispetto al vaikunta rasa. Allora, questo è quello materiale, sensoriale. Adesso andiamo a quello mentale che è un po' di più, è eh, Svarga Rasa. Lì hanno il corpo sottile. Noi qui abbiamo un corpo grossolano e, e, e un corpo sottile non troppo sviluppato. Nei pianeti superiori a Svarga, più si va su, eh, c'è un corpo sempre più sottile che si avvicina a quello eh, più, tra, eh, più trascendentale perché non c'è più la parte grossolana. Ma è pur sempre anche il sottile mentale, intellettuale, è pur sempre materiale. Lì possono volare, e la mente vola, vola, la mente vola. Quante canzoni ci sono così? Pensate, io adesso posso pensare ai luoghi che ho visitato da poco in India, e sono subito là. Questo è il corpo sottile. No? Nei pianeti eh, svarga è possibile fare questo come qui devo prendere un aereo? Una volta bisognava andare a piedi, adesso uno prende un aereo e in 8-10 ore ci va, è già qualcosa, prima ci volevano mesi per andare, ma ne, ne, a Svarga, tac, no? sei subito lì. Facciamo anche un esempio relativo al raso celestiale, che essendo un principio più sottile, è in genere più liberale ed espansivo del raso materiale. È libero proprio. Eh? È un attimo puh, meraviglioso. Se noi lo vivessimo qui lo scambieremmo per spirituale. Se non c'è veramente un amore, una fede reale, noi lo scambieremmo per spirituale. Consideriamo l'affetto tra due amati, tra padre, e figlio, maestro e discepolo, oppure due amici. Tutte queste relazioni poggiano sul sentimento permanente che è sempre presente o stai bava. Capite? In quello materiale era a riguardo, non so, il, il dolce per il gusto o il suono bello per il, per, eh, o il profumo per il naso, no? Quindi abbiamo cinque sensi, eh. qui è principalmente basato sulla soddisfazione della mente e dell'emozione e la cosa che più coinvolge è proprio l'affetto, l'amore quindi per cui il Raja si crea quando lo Stai Bhava viene assistito dagli altri Bhava che abbiamo visto prima Vibhava, Anubhava e Sanchara Vibhava nasce da quando osserviamo, poi c'è qualcosa che stimola e allora si creano delle... Dei... Sancari Bhava sono i peli che si rizzano, le lacrime che incrementano questo Stai Bhava. Proprio come lo svarghia rasa è più liberale ed espansivo del... Partiva Rasa, così il Vaikunta Rasa è più ampio e liberale di entrambi, ma in proporzione illimitata, perché non è più soggetto a questo corpo, ma all'anima soltanto. Nel rasa materiale c'è solo lo scambio tra chi gioisce e l'oggetto del piacere. Nel Rasa celestiale c'è ci sono quattro tipi di relazioni: servizio, d'assia, amicizia, sacchia, parentale, vazzaglia e coniugale, maduria. Tuttavia questo raso è inappropriato e mal direzionato perché è temporaneo. Perché riguarda la natura condizionata, cioè nello svardia ancora si pensa di essere ciò che non si è, quindi la mente, il corpo sottile, ma il corpo sottile ha un inizio e una fine, mentre l'anima no. Questi quattro tipi di relazioni sono presenti anche nel rasa spirituale e noi lo sappiamo sono i principali, ma con l'aggiunta di un quinto rasa, le neutrali la neutralità. Gli stessi tipi che non c'è nel, nel, nel Vaikunta, nel Svarga Rasa. Gli stessi tipi di relazione si riscontrano sia nel Rasa materiale, sia nel dominio dell'anima. Perciò il Rasa celestiale e quello spirituale condividono gli stessi sentimenti ed è per quello che è molto pericoloso. No? È molto... È, è per quello che... Eh, viene consigliato di non associarsi con persone che sono profondamente assorte in questo perché hanno delle qualità, anche se esteriori, molto sviluppate, molto profonde, che possono, a una persona che ancora non è in grado di gustare realmente l'amore la, la, spirituale, di essere, di rimanere attratta, molto attratta. L'unica differenza tra le due categorie, rasa celeste e rasa eh, spirituale, è che tutti gli elementi della rasa spirituale sono eterni e indivisibili, perciò sono situati unicamente nella persona suprema o Brahma. Tuttavia non vi è nessun componente esterno nel rasa celestiale, per questo motivo è imperfetto, scusate, non esterno, eterno. Tuttavia non vi è nessun componente eterno nel raso celestiale. Per questo motivo è imperfetto e risulta instabile e causa di sofferenze escadenti. Era proprio ciò che eh, Gopakumar sperimentava. No? Alla fine, anche se era una posizione incredibile, sentiva che era, sfuggiva, che c'era qualcosa di superiore. Il Vaikunta Rasa non è soggetto alla logica. <coughs> Ho spiegato la dinamica dei tre tipi di Rasa in modo generico. Ora parlerò per quanto sia capace solo del Vaikunta Rasa. Abbiamo continuamente ascoltato dagli speculatori della logica che Rasa spirituale non è reale, ma un prodotto dell'immaginazione o sentimentale. Perché? perché non è riferito a qualcosa che loro percepiscono. Capite? Loro percepiscono, rifiutano il corpo, i sensi grossolani, ma accettano il corpo sottile. Quindi se manca quell'elemento, loro non riescono a riconoscere quello spirituale. Ecco perché sono così determinati, perché non lo vedono. Non lo vedono, non possono percepirlo. Perché dice Krishna: Io sono adokshaja. Adokshaja significa che colui che è al di là può essere percepito è solo se vai pum samparo dormo yatobakti to bhakti radokshaje hai pratyata yayatma suprasidati. Può essere percepito solo dall'anima che hai tukhya pratyata si impegna in un servizio continuo e incondizionato. Loro chiamano questo sentimentalismo, perché non ha una base eh, pragmatica, eh, secolare, eh, percepibile. Eh? e fede. E dice, eh, ma dov'è? Eh, vi ricordate Salvo Bomba Tacciari e con suo cognato Gobina Tacciari. Ma dov'è tutto questo? Ed era Sarvaboma Bhattacharya. Quindi, non è reale, ma è un prodotto dell'immaginazione. Nell'erasa spirituale non vi è necessità di logica, perché la logica non può penetrare la verità di Vaikuntha. Hai tu chi è Non usiamo la logica nelle questioni spirituali. E purtroppo, la maggioranza delle volte invece lo facciamo. E allora ci confondiamo, diventiamo infelici, insoddisfatti. Perché la logica fa aumentare la nostra personalità condizionata, il nostro ego. No? Solo l'ego utilizza la logica, l'anima non riconosce la logica. Capite? È come se io voglio spengere un fuoco e butto benzina, o viceversa, voglio accendere un fuoco e butto acqua. È l'opposto, sarò frustrato al massimo. Quindi, quando si usa la logica, eh, quegli insegnanti che usano la logica, sono frustrati loro e, e portano alla frustrazione chi li segue. Baja Govinda, Baja Govinda, mudamate, dice Sankaracharya. Eh? Ti stai massacrando la vita, però diventi gonfio, perché? Perché la tua logica esternamente può sconfiggere l'altro, apparentemente. Allora tu dovresti essere felice. Quante storie vorrei raccontarvi di queste? C'è una bellissima di Tukaram e tanti altri, no? eh, Dorvasamoni con la Jamila, e dopo capiscono, ma dopo se hanno la misericordia di. quindi, perché la logica non può penetrare la verità di Vaikuntha? Chi non ha mai gustato il, il Vaikuntarasa non potrà mai comprendere questo argomento. Capite? Ecco perché è così pericoloso essere orgogliosi. E dire ma io sono libero, io posso avvicinare chi vuole. Ma figurati se io sarò catturato. Ecco. Chi pensa così è già, non è che sarà catturato, è già catturato. È già catturato. Quindi chi ha in sé la buona fortuna non deve eh? immediatamente, questo è, è, si riconosce nel Vaishnava, non deve dare nessuno spazio alla logica mentre medita su questi argomenti. E qui ci vorrebbe un po' di tempo per spiegare come fare, perché noi usiamo la logica. Io vi ho parlato qualche volta. no? Cioè, la fede ha diversi, ha diversi sviluppi. No? Vi faccio l'esempio più semplice ma più. Per esempio, io vedo che, che voi, con fede e fiducia, quasi ogni giorno, vi, vi sintonizzate e ascoltate. Non perché sono io, ma ah, avete fiducia che questo messaggio sia trascendentale. No. Più voi avrete fiducia in questo, ma non solo, eh, vi ricordate due cose, tad vidi pranipatena pariprasnena. La, la fiducia, la fede non viene solo nell'ascoltare, nell'essere certi, perché come possiamo essere certi di una cosa che è superiore a noi, che stiamo cercando di acquisire, non è possibile. Come avviene questo, questo che è un miracolo vero e proprio? Offrendo servizio. Ascoltare, porre domande, porre domande significa mettersi all'ascolto con lo spirito di servizio, non di logica. Eh? Se c'è lo spirito di logica, se io sto attento a ogni parola per cercare di capirla, non c'è niente che cambia in me, ma aumenta solo l'ego. Capite? Io cerco con la mia intelligenza di analizzare ogni cosa. Dice, ma questa è la razionalità, ma mi permetterai bene. Ecco, questo è il modo di non ricevere niente da ciò che ascoltiamo. Perché? Perché resta tutto già come noi abbiamo realizzato. Non facciamo passare niente. Niente proprio. E quindi si muove niente. E questo può andare avanti per anni, per vite. No? Noi di solito parliamo di abbandono, no? L'abbandono quando viene? Quando ci fidiamo perché stiamo pregando il Signore e siamo certi che Lui ci ama. Dice: Ma è un rischio, ma è proprio lì. Allora, se noi abbiamo realizzato che Dio è onnipotente e noi siamo Suoi figli amati. E lui ci ama costantemente. Ma volete che una preghiera sincera non sia ascoltata? Bramanda, Bramite, Cogna, Bhagia, vangia. Oppure c'è l'altro, quello del l'altro del, sì, mantra dell'iniziazione. A pavitra, pa puro o impuro? Ok, io posso essere un devoto molto attento a tutto o anche molto impuro, puro o impuro. Puoi aver attraversato tutte le condizioni materiali, ma adesso, Yasmaret Pundarikaksha. Adesso non usare più la logica. Guarda negli occhi Pundarikaksha, colui che ha gli occhi di loto. Noi stiamo parlando qui di Radha, Krishna. Guarda, al di là delle parole, e resta fisso su questo, si cosciente di Krishna. E che cosa dice? Yasmarat pundarikaksam savaya vyantarasuci diventerai pur sia all'esterno che all'interno. Questa è la vera iniziazione. La vera iniziazione non viene nel momento in cui noi prendiamo facciamo una cerimonia formale, ma quando ci abbandoniamo a questo principio. Chi non ha mai gustato il vaikuntarasa non potrà mai comprendere questo argomento. Quindi che ha in sé la buona fortuna non deve dare nessun spazio alla logica mentre medita su questi argomenti. Realizzerete la rasa tattua quando la gustarete in compagnia dei sad. L'ora è tarda ed è notte. Domani proverò a parlare ancora per quanto è possibile. Poi siete Vaisnava, Perciò conoscete bene tutti questi argomenti. Mi avete concesso le vostre benedizioni. Quindi sono stato in grado di dire qualcosa. Allora lui è colui che in realtà benedice. Benedice, dice bene, dice le cose giuste. Ma lui dice perché voi mi avete benedetto. Qui non c'è logica. Non c'è logica. Se il maestro spirituale, se i grandi sadhu non hanno questa comprensione, non possono insegnare niente né a loro stessi né agli altri. Perché diventa una logica materiale, un insegnamento materiale, basato sulle qualità, le capacità, le adicare. Ma abbiamo appena letto che queste non possono comprendere il sentimento di Vaikuntha. Quindi sono stato in grado di dire qualcosa, qui adesso finisce. Quando Pandit Babaji rimase in silenzio, dopo aver detto questo, rimane in silenzio. L'assemblea si sciolse. Narena Babu e Nanda Babu erano senza parole perché? Perché avevano ascoltato con il cuore, si erano abbandonati. si parlarono degli argomenti appena ascoltati. Domani tratteremo il nono raggio. Io ve l'ho detto, vi ho preparato alla fine. Eh, Qualche duno diceva all'inizio: Ehi, qui parla di yoga, atayoga, yoga, questo per prepararci, per fare vedere quante, quanto tempo a volte noi sprechiamo, perché pensiamo che le cose importanti siano, siano alcune, mentre invece, lo possiamo cogliere di qui, molte volte sono altre. Che cosa hanno fatto questi due, Anarina Babu e Nanda Babu fino adesso? Cosa hanno fatto? Principalmente cosa hanno fatto? Eh? Questo è importante da cogliere perché noi seguendo le loro orme possiamo capire come porci. Cosa hanno fatto? Quello che vi ho appena cercato di spiegare, che io cerco con tutte le mie forze di fare anche se sono così incapace ma è il principio dell'abbandono. Appena c'è questo, il Signore offre tutto a se stesso. Non è questione delle nostre capacità, delle nostre ricerche. Noi possiamo andare dove vogliamo, possiamo viaggiare anche per tutto l'universo come ha fatto Gopakumar. Pensiamo di acquisire qualcosa, ma se la nostra coscienza resta quella che è, non abbiamo acquisito niente tranne che esperienze esterne. Dai, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. A domani. Eh, vi invito, se qualcuno lo desiderasse, io posso inviargli il file di questo meraviglioso testo, così lo potete studiare. Perché? È molto molto semplice, lo vedete come Bhaktivinoda cura questa caratteristica. Lui viene definito anche il settimo Gosvami. E I Goswami di Vrindavana, in realtà, sono coloro che sono stati indicati da Siciliani per aiutarlo a diffondere, in modo che noi capissimo i suoi insegnamenti. E come traduttori di tradurre un linguaggio molto elevato in qualcosa noi comprensibile. E vedete come Bhaktivinotta Curci ci riesce bene. Grazie di nuovo, buona serata a tutti, Rade Rade.